Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Dimmi dell'Essex. L'aldermanno di Colchester e la sua signora hanno richiesto la tua presenza per una questione di grande segretezza. Speriamo bene. E chi è questo aldermanno? Un lacchè di Re Alfred? A quanto ho appreso, è un uomo che bada più alla sua felicità che al benessere della sua gente. Sii molto cauto. Partirò senza indugio. Un'alleanza con l'Essex sarebbe preziosa, ma sii prudente. Aiutami, sarai i miei occhi. Non devo essere visto qui. Il cappuccio sarà utile. Pare che l'aldermanno Birstan dimori in questa rovina. Perché la mia coppa è vuota? Forse perché ti sei scolato un'intera botte. Dannato Birstan! Gestisce male la sua casa tanto quanto le sue terre. Estrid è una buona moglie. Lui non la merita affatto. Puoi dire? Lord? Ah, un aitante danese giunge tra noi. Sto cercando Birstan, l'aldermanno di questa contea. Il nostro signore non c'è, ma sua moglie riceve i visitatori al piano di sopra, come fa sempre. Se andrai a parlarle, falle sapere che siamo senza birra. Puoi dirlo, Edred. Tua moglie si comporta come una scrofa con la gonna. Questa questa. La mia Suetran è una donna degnissima, caprone. È un'ottima cuoca. Un grande fiuto per i tartufi. E te? Tu, le guardie accorreranno al mio semplice grido. Non temere, mia signora. Sono Eivor, del clan del Corvo. Qui su richiesta di tuo marito. Un altro danese. Sono Estrid, moglie del signore dell'Essex. Come avrai sentito, il mio signore è assente. Sono stanco di radunare sassoni. Tuo marito è disperso, ubriaco, fuggito. Di certo sarà a caccia nei boschi, a inseguire prede ignorando le questioni vitali dell'Essex. Una di esse è la ragione per cui sei qui. Se riuscirò a trovarlo, gli ricorderò i suoi doveri. Ah, sarebbe un miracolo. Predilige cacciare a sud-ovest di qui. I campi di lavanda attraggono le prede. Dio lo aiuti. Speriamo non l'abbiano mangiato. Ad ogni modo tornerò. Pazienza è una virtù divina, Edred. Persino un santo si stuferebbe di aspettare che Birstan fuori il suo arco. Thank you.
ringet et fitch doa hame. E la sigine di cervet. That Hiritha is once a hair on Britain. Caccia è uno svago nobile, ma spero che la preda non sia l'Aldermanno. Questo sangue promette molto male. I resti dei cacciatori. Questo corpo è stato dilaniato da una belva. Li hanno sorpresi mentre mangiavano. Stati attaccati da una bestia, tanto forte da uccidere un cavallo. Una grossa preda ha lasciato queste tracce. Sono stati attaccati da una o due grosse belve. Spero che Birstan sia ancora vivo. Ho bisogno dei tuoi occhi. Birstan, sfodera la tua arma o accetta il tuo destino in quanto cibo per orsi. Ha! Davvero un ottimo colpo! Bestia!
Non sarei potuto sopravvivere senza di te. Hai la mia gratitudine. Incontrarmi proprio nel momento del bisogno. Sei forse un dono di Dio? Sono un dono di Estrid. Tua moglie e i Thane dell'Essex vogliono le tue palle su un'incudine. Quando non le vogliono? Potresti fare ritorno e riferire che la belva ha avuto la meglio su di me. Povero Birstan, che brutta fine! Straziato da un orso! E nominare la belva nuovo signore dell'Essex. Certo, la mia Estrid preferirebbe le sue zampe vellutate alle mie mani callose. Dunque, chi sei? Un mercenario? Sono Eivor, del clan del Corvo. Suggerivi un'alleanza in cambio dei miei talenti. Sangue divino, sì! Torniamo rapidi a Colchester. Così parleremo ancora di questa delicata questione. Sono lieto che tu mi abbia raggiunto. Non mi aspettavo un guerriero così abile. Ho scelto il momento giusto. Hai perso molti uomini oggi. Tutti bravi uomini. Riceveranno degna sepoltura e le famiglie saranno assistite. La tua gente ha perso molto per il tuo svago. È così. Non ci sarà sollievo per il mio povero cuore. Perché mi hai convocato? Tu credi nel vero amore, Eivor? Ho amato. Ma l'hai fatto appieno? Con un desiderio che ti arde nel petto e provoca un dolce dolore? Una fitta che paralizza? C'è abbastanza dolore in battaglia, non lo cerco nell'amore. Io lo bramo. L'estasi di una dolce battaglia vinta. Mia moglie Estrid è spenta. È come un pesce fuori dall'acqua, fredda e morta. Ho visto grande ardore in lei. Ha tenuto a bada i tuoi dei. Oh, la adorano, questo è vero. Alcuni con fin troppa devozione. E io non sono certo stato un marito buono e premuroso. Sono sempre stato un asino cieco in faccende d'amore. E un disastro come sovrano. Chi è al timone deve avere mano salda, Birstan. La mia mano è più adatta a tendere la corda di un solido arco. È necessario occultarmi qui. Sì, grave è il peso della corona. Corriamo dunque liberi nei boschi, come fanno i lupi selvatici. Viviamo di istinto, di caccia, prede e banchetti. C'è un'aura romantica in te, Birstan. Non temere, le mie guardie non ti importuneranno quando sei con me. Mi giudichi male se pensi che abbia paura. Avete costruito la città sui resti di un'altra? No, queste costruzioni appartengono ad un tempo remoto. Erano ben superiori alle nostre topaie di legno e argilla. Io stesso sogno di costruirmi un grande palazzo, con mosaici e giardini rigogliosi. Cosa ti frena? Ciò che frena chiunque, tranne le menti più creative. Denaro, immaginazione, talento. E la tua gente? L'Essex è felice? È una questione, sia. Spero che lo sia. Alfred pensa che io governi come un pollo senza testa, sbattendo le ali con l'unico scopo di finire su una palla. Ti ostacola? No, mi disapprova. Non è infinitamente peggio? Ma eccoci qui, siamo quasi arrivati. Devo affrontare i lupi alla porta prima di parlare del tuo favore all'Essex, Eivor. Forse potrei agevolarti il compito? Pronto a respingere con me le lance del loro disprezzo? Lasciali esprimere, ti consiglierò se posso. Chi è questo corvo che ti gracchia nell'orecchio, Birstan? Un consigliere, niente di più. Qui per aiutare l'Essex a placare le tempeste che lo minacciano. Ma prego, fratelli miei. Edred, vuoi forse iniziare tu? Cosa sei una disgrazia, Birstan. Non riusciresti a governare neanche una taverna. Gli uomini di Alfred infestano tutto l'Essex. Re Alfred, sì.
Sebbene sia un suo diritto, la costante presenza dei suoi uomini è certo un problema. Presto Alfred ne avrà abbastanza. Ha mire ben più importanti di questo acquitrino dimenticato. Le forze di Alfred sono qui solo per il tentato rapimento di Estrid. Ora che è al sicuro, se ne andranno al più presto. E tu, Wyatt, cos'hai da dire? I tuoi preparativi per la festa di Lammas. Come puoi spendere tanto denaro quando la tua gente è affamata? Dovrebbe essere lui a mettere mano al borsello e dare il suo contributo alla festa. Sì. Ti turbano le spese di questa festa? Atta a ringraziare Dio per il nostro grande raccolto? Contribuisci tu stesso, dunque. E Aldrich? Vuoi abbaiare anche tu, come ha fatto Edred? Il mio pensiero ti è noto, Birstan. La milizia. Come possiamo donare uomini ad Alfred quando i nostri raccolti scarseggiano sempre di più? Difendono forse la tua terra. Ti serviranno molti uomini per le guerre future. I danesi sono pericolosi se provocati. Se non vorranno allearsi, li combatteremo. Ne va di questa terra. Bene, non ho forse risposto a ogni vostra domanda? Sei una vergogna per questa contea, Birstan. Un inetto. Inetto? Hanno ragione. Eppure infestate ancora la mia casa? Andatevene, non ho tempo per battibeccare con voi. Hai messo fine a quei deliri. Ben fatto, Eivor. Sei lo spirito dell'equilibrio. Tutto ciò che serve è mano ferma, Birstan. Sull'arco da caccia come sul timone. Tutto questo parlare di caccia mi spinge verso i boschi. Tua moglie attende, Birstan. Non temi forse che altri uomini possano insozzare il tuo talamo? Ah, lei fa ciò che vuole. E anch'io. Ma questo lo scoprirai molto presto. Hai compiuto l'impossibile, danese. Hai ricondotto il mio gallo girovago al suo pollaio. Mio serioso amore, la tua espressione severa offusca il sole del mio ritorno. I tuoi Thane hanno bevuto la birra donataci dall'abate, tutta quanta. Questa sì che è una tragedia che il mio cuore non potrà mai superare. Se mi avesse rivolto lo stesso affetto che dedica alla caccia, forse il nostro matrimonio sarebbe salvo. Noto che tra voi c'è asprezza ora. Com'era il vostro amore? C'è ben poca differenza fra amore e odio. Difficile dire da quale dei due arrivi l'asprezza. Allora, perché vi servo? I nostri sono affari di cuore più che di stato, Eivor. La poca passione tra noi si è tramutata in disarmonia da tempo. Vogliamo essere liberi, Eivor. Io da mia moglie e mia moglie dall'Essex. È un compito delicato per una lama affilata. Perché non separarvi? Oh, se fossi danese e divorziare fosse facile quanto tagliare una gola. Ma non è così semplice, temo. Allora cosa ve lo impedisce? Il vostro re Alfred? La nostra fu un'unione di semplice convenienza, voluta dal padre di Alfred per legarsi al regno franco. Difficile da rompere. Siate chiari e sinceri e io vi aiuterò. Questa faccenda è troppo nebulosa. Avevamo un piano semplice. Una donna smarrita e una donna ritrovata. Qualche tempo fa, pagammo un danese per rapirmi e ricondurmi nel regno franco. Come puoi ben vedere, ha fallito. Ma si è certo dato da fare in altri modi. Certi norreni sono svelti a prendere il denaro e meno a guadagnarselo. Non è il mio caso. Possiamo tentare un nuovo rapimento? Il piano è già congegnato. Serve solo una persona più degna di fiducia. Se vogliamo farlo, occorre un gesto sfacciato, rumoroso, visto da chiunque. Forse durante la festa di Lammas, sotto gli occhi di tutti i contadini e delle guardie. Per ricondurti in patria, serviranno un capitano e una nave pronti a partire. Potremmo chiedere a lui. Pensavo che non considerassi lui e i suoi uomini. Ci incontreremo al mercato, Eivor.
I nostri sgraditi ospiti chiedono birra e cibo per alleviare il malcontento. Mia moglie sa trattarli con grazia e cortesia, Eivor. È il solo motivo che tiene i miei raglianti Teyn a bada. E la donna ritrovata? Un dolce fiore. Alvida, il mio amore d'infanzia. Me ne separai 20 anni fa a Maldun per sposare la mia gramigna. 20 anni? Può un fuoco così spento riavvampare? È ciò che spero. Tu devi riaccendere la fiamma. Trovala, portala al mio cottage sul lago e accendi un falò. Allora io verrò. Credo che vivesse nell'ultima casa di Maldun. Una piccola, dolce dimora di cui ho ricordi felici. Farò come dite e pregherò Freya perché questo intreccio si risolva. Buona fortuna, Eivor. Pregherò perché trovi Alvida radiosa in volto e calda nel cuore. Bene, dovrei prima cercare Alvida o incontrare Estrid al mercato.